eccoci qui, prima intervista dell'anno nel 2019, siamo con i Trick or Treat. Ad Alessandra, a Mefisto, venite. Che bello che siamo qua, ma è la prima intervista anche per voi? Per quest'anno? Per quest'anno, bene bene. Forse anche l'ultima. No, ma dai! Entriamo in silenzio stampa. No, sono rivelazioni incredibili oggi. Ah, quindi a sto giro partiamo col 2019 con ciò che in genere arriva alla fine, cioè le rivelazioni, o le mezze rivelazioni, come queste rivelazioni. Allora, Trick or Treat, la prima domanda che voglio fare è perché questo nome? Come vi è venuto in mente? Ma perché siamo partiti come Tribute Band agli Halloween nel 2002. Fino al 2005 abbiamo suonato con gli Halloween, perciò era un richiamo alla festività di Halloween, senza forza essere troppo citazione. Okay. Poi dopo l'abbiamo tenuto, eravamo già famosissimi nel 2005, allora quando abbiamo fatto il primo album, sono una parte del mondo, abbiamo dovuto tenere. Buono, ottimo. Allora, rock e metal sono generi seriosi, lontani, anni luce dal mondo delle sigle fondamentalmente, e specialmente da quelle dei cartoni. Reanimated quindi si pone a cavallo un po' tra due mondi molto diversi. Com'è che viene a te l'idea? Ma la cosa è partita decine d'anni fa, quando per scherzo ci abbiamo messo un po'. Abbiamo messo sul nostro canale MySpace all'epoca la cover di Robin Hood. Tu lo sai, chi fa? No, riporto bene, ma. No, dicevo, niente, l'abbiamo messo su per così, per scherzare, dai, facciamo una cover di Robin Hood, cazzo, è figa sta sigla, facciamola. Abbiamo fatto, ha riscosso un sacco di successo, inaspettato, noi era uno scherzo, tra l'altro il primo da prima l'avevamo messo su, quindi doveva essere quindi una specie di scherzo. Lo dico anche, in realtà dopo scherzo. Abbiamo fatto un altro brano che era dell'Ignomo con gli Elvichi, un paio d'anni dopo. E dopo nessuno voleva più sentire pezzi nuovi. Esatto, no. Alla fine, tutti chiedevano sempre che due o tre pezzi, e ho detto vabbè allora magari un giorno la faremo. Faremo un disco intero. E quindi lo scherzo è diventato in realtà qualcosa di serio, fondamentalmente. Sì. Seriamente Galeotto, scherzoso. Seriamente scherzoso. Quindi Galeotto fu Robin Hood in questo caso, si vuol dire. Galeotto fu Robin Hood. Classici, storici e sigle più recenti. Com'è che avete scelto quali sigle rivisitare allora da quel momento in avanti? Un po' ognuno ha scelto le proprie preferite. Abbiamo quasi 10 anni di differenza tra della band, cioè, non più giovane era la band, il non più giovane, non più giovane della band, giusto, che pezzi scelti da non più giovani? Pokémon, Dragon Ball, l'hai già detto? Che altro Pokémon. Tipo che Pokémon ti piace un poco, devo dedurre. Sì, un paio di pezzi, non è che è, esatto, è la mia percentuale di influenza nella band, un paio di pezzi. Sì. Esatto, no, perché 2%. Sì, e poi t'han preso, t'han buttato fuori, basta Pokémon, non voglio più sentire Pokémon. Tra l'altro sono quelle che la gente chiede più. Sì. Perché abbiamo il target e poi i non giovani. I non più giovani, ma neanche i vecchi di merda come noi. No! Ma io sono un novizio non più giovane. Hai ragione. Voi non siete non più giovani là. Noi siamo. Basta, non parliamo più. Quindi in realtà avete scelto col cuore, cioè della serie. Sì, siamo legati a questa sigla, dai, facciamola. Sì, poi alcune le hanno scelte anche fan. E anche al raggiungimento degli obiettivi abbiamo messo dei brani in più. Sbloccavamo come i livelli, no? Sì, geniale. Perché essendo che comunque la campagna è andata molto bene, oltre 250 perché roba del genere. Troppo bene, infatti poteva andare un po' peggio così. Potevamo tornare a fare i pezzi nostri. No, vabbè, il supporto del pubblico è sempre stato veramente importante, cioè quasi fondamentale. Sì, assolutamente. La campagna. Cresciuta grazie a loro, li avete un po' coccolati allora sti fan, sono andati molto dietro, ma anche loro però c'hanno diciamo che ci fu una bella risposta, vicenda. È un bel mondo così. È un doubt death, cosa romantica. Che cosa romantica, davvero, passaggi romantici molto bello. Questa è un'altra storia. Benvenuti nel degenero del 2019, stiamo cominciando bene. Benissimo, no, ma è tutto molto bello invece quando c'è tutto questo amore. A proposito di amore, allora, la quasi totalità dei brani vi vede duettare con vari esponenti del metal nostrano e
cioè anche Giorgio Vanni, com'è che hanno reagito, no? Davanti a un progetto simile, le band metal, e com'è stato invece stare con Giorgio Vanni? Beh, le band metal sono tutti amici nostri. In realtà io avevo poca voglia di cantare. E qui scoppiamo gli altarini. Così dovevo farmi una fatica di pista. E no, beh, abbiamo diviso un po' le canzoni con gli amici di un lungo percorso. Separate che fosse era un party album e abbiamo fatto con i compagni di Melende la musica. Per Vanni invece è stato l'ultimo ospite che abbiamo chiamato ed è entrato nel roast proprio perché la campagna crowdfunding era andando molto bene, avevamo un margine maggiore, un po' di soldini da parte, grazie al supporto dei fan, allora abbiamo voluto strafare, chiamare, provare a ingaggiare Giorgio Vanni, che è stato figo. Sì, gli è piaciuta molto l'idea, sì, ci ha seguito anche tre date. Mi ha fatto fino adesso tre o quattro date. Con lui. Tanto Giorgio Mai anche le file del fumetto quando gli fa i concerti anche in assoluto, cioè lui sale, parte la gente comincia a casa a urlare, anche noi. Lui è molto figo, seguito ovviamente tantissimo, e anche il connubio metal con lui, proprio l'unione. La Insta del Live intendo dei due mondi che secondo me funziona molto bene, quindi magari ci sarà anche caso di riproporlo e voi tutti incarnate un po' la fusione di questa cosa, l'antonomasia dell'unione di questi due mondi. Il portrito unisco. Giusto. E com'è realizzare un album per voi? Siete un po'. Chi è che si occupa di fare cosa? Cioè, che la musica la fate tutti, il testo, andiamo a prendere fare, insomma, com'è che gestite questa cosa? A livello compositivo, diciamo, è divisa più che altro fra Guido, un po', Luca tanto, qualcosa io, ma tutti anche lì. No, tutti. Ognuno dà il suo contributo. Però sta anche e diciamo a livello di registrazione, soprattutto per produzione, Guido. Diciamo che tutto il materiale convoglia verso Guido. Guido, tutti danno lui. E se non mi piace c'è visto censura. Diamo quindi anche il timbrino. Chiaro. Però così che vogliamo fare le cose di qualità. Se vogliamo fare le cose fatte bene, no? Bisogna avere visto censura. E quindi è così che fate collaborare le vostre testoline, cioè siete un po' tutti, però date il vostro contributo e poi lui bam! No, in realtà mi piace tutto. A te piace tutto, in realtà. Allora, questa è la domanda che onda la voce tendenzialmente poi la gente mi insulta, per cui cominciamo il 2019 facendosi insultare per la prima volta. Tra i brani, qual è quello preferito? Stronza! Ecco, lo sapevo! No, lo sapevo! L'ho capita adesso! Anche finita la domanda! Stronza non me la ricordavo nella playlist! Stiamo cercando! Però alla gente piace... Facciamo ognuno la parte! Ognuno la parte! Sì, vostra, vostra proprio! Parte chi fa Will! Devilman, per me! E l'ho anche proposto! Dragon Ball! Della pietra azzurra! Dragon Ball! No, cioè ha citato il mio cartone animato preferito, cioè anime. Ha citato il mio anime preferito, io non capisco più niente quando sento il mistero della pietra azzurra. Quindi, ne avreste voluto fare gli altri, cosa mi piacerebbe fare? Un sacco, erano troppi. Infatti ne abbiamo messo tanti, 19 tracce. Vai, fagli partire. Sì, ma diamo solo un'ultima domanda, dopo di chi se... La domanda più importante è... La ok, grazie a tutti. Qual è il segreto di... Fai la domanda. Dai. Cazzo, no, non lo so. No, vai. A bruciapelo. I trick or treat fuori dagli animated. Un po'. Voi se ne so, sapete chi è questo? No. Il primo americano che è venuto a giocare, cioè Alex Hidalgo. Abbiamo il cosplay, ufficiale a questo punto. Sempre per rimanere in tema, ci hanno appena fatto vedere che abbiamo il cosplay. Fondamentalmente è possibile per Guido, quindi rimaniamo sempre... Allora, figurine per quello. Prossimo Luca Comics vieni cominciato così. Farà stinchi e tutto, mi raccomando. Bella. Ok, fuori dal vostro album e quant'altro, sì. Com'è che siete? Come vi descrivereste? Cosa fate?
falliti. No, senza la musica probabilmente io sono completamente vuoto. Un autistico non diagnosticato. Poi altro. Sì, anche sì, suonare sì. Adesso non sente niente. Fortuna che c'è quello, dai. No, sarebbe un centro di recupero, probabilmente. No, pure. No. Beh, recupero per semi, non è che.